so many people that were actually, they really related to these characters. I mean, in psychology. Ben ritrovati appassionati di cinema, io sono Valerio Junior Boni e oggi giovedì 16 ottobre qui a Torino si è appena concluso l'incontro in cui Grant Payne ci ha presentato il suo ultimo lavoro, Duet. Prima di arrivare a parlarci di Duet, lo storico animatore statunitense ha fatto tutto un excursus su tutta la sua vita di artista, partendo da quando, poco più che bambino, osservava il padre fumettista a lavorare. Ma è stato chiaramente la Disney che lo ha portato alla fama con il suo lavoro come animatore di alcuni tra i personaggi più famosi del tutto risorgimento degli anni 90 Disney. Ariel, la Bestia, Pocahontas, Tarzan, sono tutti in un certo senso figli suoi, partoriti dalla sua sfrenata immaginazione, grandissima capacità comunicativa e dalla sua romantica visione dell'animazione 2D come espressione artistica. Al termine dei suoi approfondimenti su alcuni particolari scene dei classici Disney, come la scena di Part of Your World del Little Mermaid, della Sirenetta, o The Color of the Wind di Pocahontas, Kane è finalmente arrivato a parlarci di Duet. Che cos'è Duet? Intanto, se non l'avete ancora visto, fatelo, tanto qui su YouTube trovate in molti canali l'intero cortometraggio che è stato caricato, quindi potete tranquillamente vederlo, così avete almeno un'idea di che cosa sto parlando, e poi fatelo perché è veramente molto bello da vedere. Qui sotto vi lascio anche la mia recensione. Tuttavia, quello visto finora non era che una minima parte del grosso progetto di Duet di Glen Kane e di Google. Durante la conferenza Kane ha mostrato il solito cortometraggio di Duet, quello che trovate anche voi semplicemente qui su YouTube. Poi, con l'aiuto di una speciale telecamera, di uno speciale apparecchio di Google, ha mostrato come l'osservatore del cortometraggio, tramite una speciale applicazione di Google, avrà lui in mano le sorti del cortometraggio, avrà lui la possibilità di scegliere su che cosa focalizzare l'attenzione dell'osservatore. Per fare un esempio semplicissimo, i protagonisti di questo cortometraggio li possiamo chiamare lui e lei, il protagonista maschile e quello femminile, che nel cortometraggio che trovate anche su YouTube vedete che ci vengono presentati in maniera alternata. Prima uno, poi l'altro, poi uno, poi l'altro, di nuovo uno, di nuovo l'altro, e via così. Grazie a questa rivoluzione, per così dire, di Duet, invece l'osservatore potrà decidere ad esempio di focalizzare la sua attenzione per tutto il cortometraggio su quello che farà il protagonista maschile, oppure su quello che farà la protagonista femminile, o anche semplicemente osservare per tutto il cortometraggio l'ambiente che viene creato. Il corto che trovate su YouTube, chiaramente come tutti i cortometraggi e i film, è soggetto alle leggi della fisica e del montaggio, e quindi è soggetto al volere del regista che, tramite appunto il montaggio e il taglio delle scene, decide che cosa mostrare o meno all'osservatore. Questo in Duet non accade. In Duet è l'osservatore dunque che decide su cosa focalizzare la propria attenzione. In tutto ciò l'aspetto tecnico è forse quello più sbalorditivo. I classici 2D della Disney ci mostrano film dove sono presenti 24 fotogrammi al secondo. I film giapponesi, ad esempio quelli dello studio Ghibli, mostrano invece film dove sono presenti un numero decisamente inferiore di fotogrammi al secondo. Bene, per questo cortometraggio della durata di 3 minuti sono presenti ben 60 fotogrammi al secondo. E molti di questi per creare una realtà virtuale che l'osservatore magari nemmeno arriverà ad osservare tutta. In definitiva, Google e Kane hanno lavorato a una vera e propria realtà virtuale, una specie di rivoluzione nell'ambiente dell'animazione, contaminata da una spinta cinematografica e con il tocco che soltanto l'animazione 2D sa dare.